I dati delle cremazioni sono stati sovrastimati da Regione Lombardia, al punto che non c'è alcun bisogno di un secondo forno a Spino d'Adda dopo quello di Cremona, che a fine anno non era nemmeno al massimo del funzionamento. Non solo, la seconda linea dell'impianto gestito da EM, al momento di mettere nero su bianco i dati lombardi nel decreto del 30 ottobre firmato dal dirigente welfare Marco Trivelli, non era nemmeno stata realizzata. Queste sono alcune delle critiche che i 1000 firmatari della petizione da tutta la provincia di Cremona presentano al comune di Spino d'Adda contro il nuovo impianto. Ancor più precisamente, Cremona con le due linee avrebbe per il Pirellone una potenzialità di 2.400 posti, ma l'anno scorso le salme incenerite sono state di più, ben 2.780. È la prova che non esiste necessità di incrementare il servizio, tanto più che già nel 2009 i gestori lombardi potevano garantire di processare le 53.000 salme previste oggi per il 2024. Si aggiungono poi problemi ambientali segnalati a Spino d'Adda dall'ambientalista Claudio Borgogna, considerata la notevole vicinanza alle case. Il comitato No al forno crematorio a Spino d'Adda dice che un forno così vicino alle abitazioni non va assolutamente bene. La distanza del crematorio dalle case di Spino d'Adda è 268,13 metri dall'area del crematorio alle case. Decisamente troppo vicini. Appena dietro le case ci sono le scuole che saranno trasferite, ma adesso sono ancora lì, e sono a distanza dall'area del cimitero di 407 metri, il che è decisamente troppo poco. Diciamo che all'interno dei 40 chilometri noi ne abbiamo già 4. Che senso ha? Se fa un discorso di programmazione regionale è assolutamente inutile avere 4 crematori, 5 con quello di Spino, in un'area di 40 chilometri. Siamo fortemente contrari perché basta vedere il rapporto di ISDE Italia a firma del dottor Virga, quante sostanze inquinanti escono dai forni crematori.